Cari amici, ben ritrovati di nuovo sul canale Adesso Parla Anche Pino. Allora, ora vi propongo l'ultimo spezzone di video della serie di discussa alla camera. Allora, praticamente parliamo di alchimia. Io non riesco a commentare perché non sono molto addentrato su queste tecnologie, perché come ho detto nei video precedenti, queste tecnologie non le sapevo, fino all'altro anno non le sapevo, e le ho scoperte da poco. Quindi non ho avuto modo di approfondire la cosa. Però vi faccio guardare il video, perché grazie a questi video io mi sono potuto fare la mia idea, ok? Casomai commenterò qualche cosa dopo aver visto il video, ok? Vi ricordo che è l'ultimo della serie e ve lo propongo, ok? Guardiamoci questo video, l'alchimia di Marco Antonio Attisani. Alchimia, che è l'antecedente della chimica. Il più grande alchimista della storia, sapete chi era? Isaac Newton. Lo ricordiamo per la scienza, ma lui era amante dell'alchimia. Quali erano le grandi missioni dell'alchimia? Fondamentalmente era la ricerca dell'elisir di lunga vita, della pietra filosofale e la trasmutazione della materia, in particolare del piombo, in oro. Non sono questi i termini antichi di nanotecnologie, trasmutazione della materia, pietra filosofale, intelligenza artificiale, e elisir di lunga vita, cioè l'integrazione dell'artificiale nella vita biologica? Stiamo ripercorrendo il sogno di migliaia di anni. Però trattare queste discipline, come ho fatto io superficialmente per il tempo che avevamo, rispondeva a due domande. Cosa siamo in grado di fare e come siamo in grado di farlo, ma non rispondono affatto alla domanda fondamentale: perché stiamo facendo tutto questo? È il perché, Marco, che è il dato, non risponde al tuo perché. Non, possono esserci exabyte, 10 alla 15, ma non rispondono al perché. Queste tecnologie creeranno dei grandissimi conflitti sociali, perché ci sarà una corrente di pensiero che vede l'uomo come ultimo gradino dell'evoluzione, laica o religiosa che sia, lo intendono l'uomo come prodotto finale, creazione divina, dominatore dell'universo conosciuto. Ma esiste un'altra filosofia, che è quella del transumanesimo, da trans, dal latino attraverso, cioè quelli che vedono l'uomo come un prodotto intermedio. Se noi guardiamo l'evoluzione, non dimentichiamoci che sapiens siamo solo da 200.000 anni. Sembra un grande periodo, ma dei 4 miliardi di anni del pianeta Terra è nulla. Pensate solo che i dinosauri sono rimasti 200 milioni di anni su questa Terra. Noi, in questa forma sapiens 200.000, nella forma ominide 2 milioni, 3 milioni, niente. Quindi pensare che noi siamo l'ultimo passo, è un errore. Cosa dobbiamo fare, a mio avviso? Trascendere, ovviamente. Trascendere significa proprio diventare un organismo superiore. Probabilmente questo implicherà l'abbandono dell'individuo. Guardate che noi, come organismo vivente, come corpo, siamo una colonia di miliardi di cellule, miliardi di batteri. Nel vostro intestino, nel mio anche, esistono più batteri che le stelle della galassia. Avete capito che cosa stiamo facendo? Siamo il frutto di una collaborazione di individui
il cui stato mentale, intellettivo, di coscienza è inferiore, ma la loro somma trascende e danno frutto a un uomo. Immaginate cosa saremmo in grado di fare se noi unissimo la nostra individualità e fossimo in grado, grazie alla presa di coscienza, ma grazie anche alla tecnologia, di fonderci in qualcosa di superiore. Probabilmente il futuro è questo. Ovviamente sono questioni filosofiche molto profonde, Marco. Io non sono un poeta, un filosofo come te. Sono qualcuno che si alza la mattina, non vuole morire, perché... non per darti, per contraddirti, ma perché la morte è una tragedia. E quando io qualche anno fa persi mio fratello a 26 anni, gli chiusi io gli occhi su un letto di ospedale, mi sono reso conto, proprio perché stava decadendo in ore, è andato in coma, e vedevo proprio la incapacità dell'uomo di trattenere la vita anche solo per un istante. E mia madre, che è molto credente, io mi dichiaro ateo, mi disse: vedi Marco, i tuoi medici non hanno salvato tuo fratello. Io le risposi: mamma, il tuo Dio non si è fatto vivo, i medici hanno provato a salvarlo. È un approccio filosofico, capite? Ma è sicuramente una tragedia la morte, Marco. E se qualcuno si chiede che cosa significhi per noi la possibilità di rimanere più a lungo qua, non è quello di consumare né il pianeta né le risorse degli altri individui, ma è quello di collaborare e arricchire la nostra conoscenza, l'amore. Grazie. L'amore verso la libertà, la felicità e la conoscenza sono questi patrimoni di un valore inestimabile. Quello che stiamo creando probabilmente ci potrà aiutare. Ok, dopo che avete visto questo video insieme a me, cosa possiamo commentare? Marco Antonio Altisani che dice? Dice che queste tecnologie creeranno dei grandi conflitti fra di noi e a suo avviso dovremmo trascendere, cioè praticamente andare verso il transumanesimo, quindi diventare un organismo superiore. E questo probabilmente comporterà l'abbandono dell'individuo. Praticamente nel futuro lontano l'uomo, con l'andare del tempo, perderà tutto quello che ha di umano dentro di sé. Però una cosa ci sarà che non ci potrà mai abbandonare, che noi siamo e rimaniamo sempre, anche se ci trasformeranno in un robot. Però l'unica cosa che non potranno toglierci sono le emozioni. Quelli saranno quelle cose che ci distingueranno sempre fino alla nostra vita. Ok, perciò parliamo qua futuro molto lontano, molto lontano. Non si sa se sarà fra 100 anni. Però io dico che l'uomo arriverà a perdere tutto quello che ha di umano. Certo, devono passare ancora altri tempi. Prima di che se arriva lì, ancora ce ne saranno tante altre imminenti. Comunque, cari amici, vi ho fatti vedere tutti questi video tratti da una discussione fatta alla Camera dei Deputati. Marco Antonio Altisani, grazie a lui, mi ha aperto la mente a queste realtà che io sconoscevo fino a poco tempo fa. Adesso li conosco e vado avanti
non ignoreranno più queste cose. Ok? Cari amici, adesso vi lascio e probabilmente la prossima volta parleremo del progetto Blue Beam, di una bella cospirazione. Ok? Vi saluto e un abbraccio a tutti, iscrivetevi al canale, vi raccomando sempre, e condividete e commentate e mettete un like. Ciao a tutti, al prossimo video.